La parte più antica di Castellaneta, attuale centro storico, sorge sul colle roccioso Archinto, a circa 240 metri sul livello del mare, circondato in gran parte dalla gravina, profonda in alcuni tratti oltre 100 metri. Un tempo città fortificata, circondata da alte mura e fossati difensivi, vi si accede attraverso tre porte: Porta Grande, Porta di Mezzo, Porta Piccola. Le mura vengono poi demolite intorno all'anno 1839. I più antichi documenti relativi all'attuale insediamento di Castellaneta sono riferibili all'età normanna. Castellaneta, infatti, viene citata per la prima volta in occasione della conquista del suo territorio da parte del normanno Goffredo, nipote di Roberto Guiscardo, nel giugno dell'anno 1064. Il nome Castania figura per la prima volta nella carta corografica d'Italia, fatta per uso di Carlo Magno all'inizio del IX secolo. Sarebbe nata dalle rovine e distruzioni compiute dai saraceni di molti casali sparsi nelle contrade e nelle nostre campagne nell'anno 842. Per premunirsi allora contro nuove aggressioni, i superstiti abitanti delle contrade pensano di riunirsi a comune difesa in un unico luogo sul colle Archinto, edificando sulle pendici di un profondo burrone, l'attuale Gravina Grande, il nuovo agglomerato recintato da mura, dove oggi il centro storico, che già da allora chiamano Castello Munitum, infine Castellaneta. Il nucleo antico, a meno delle mura, conserva ancora oggi la sua configurazione settecentesca, con parte dell'edilizia più volte rinnovata, ma conservando la tipologia originaria. L'impianto urbano e il reticolo stradale, tipicamente medievale, pur con sovrapposizioni e rifacimenti, si articola tra spalti e ripidi pendii, vicoli e stradine, che in alcuni tratti conservano lo splendore dell'antico lastricato in basole di pietra calcarea locale, di varia dimensione, tipicamente meridionale, di derivazione arabo-normanna. L'attuale chiesa cattedrale, già Santa Maria Assunta, poi parrocchia San Nicola, pregevole gioiello architettonico, originariamente fondata nel XIII secolo, completamente ricostruita nel XVII secolo, si ritiene che in origine avesse orientamento ortogonale a quello attuale, con ingresso da via Muricello. Campanile tipicamente romanico, facciata del 1771 e interno tipicamente barocco, un plafon ligneo riccamente dipinto e decorato, risalente al 1739. L'antico palazzo vescovile o episcopio, contiguo alla chiesa cattedrale, è sede dell'ordinario diocesano di Castellaneta, ove si svolgono funzioni pastorali ed amministrative della diocesi. Si sviluppa intorno ad un ampio cortile interno,
e a una scala aperta che conduce al piano superiore, direttamente nel grandioso salone degli stemmi, con volta a padiglione e stemmi di tutti i vescovi che si sono succeduti nella diocesi di Castellaneta, a partire da Monsignor Teobaldo nel 1071. Nella cappella dell'Episcopio, Sacellum, si ammira un pregevole polittico, olio su tavola, di Girolamo da Santa Croce, datato 1531, raffigurante Madonna con Bambino e Santi Apostoli. La nuova chiesa viene costruita fuori dalla cinta muraria, in un sito che fronteggia la principale porta d'ingresso della città, Porta Grande, con un ampio spazio antistante, attuale Largo Umberto I, che ha il duplice scopo di conferire imponenza alla chiesa e di funzionalità per le manifestazioni sacre, giacché, all'epoca, nessuna delle chiese esistenti nell'abitato di Castellaneta si affaccia su ampi spazi, nemmeno la chiesa cattedrale. Nel 1871 si inaugura la monumentale fontana esistente in quell'ampio spazio determinatosi intorno alla chiesa di San Michele Arcangelo, divenuta ormai una grande piazza, contornata da fabbricati eleganti, allora chiamata Piazza Fontana, attualmente Largo Umberto I. Dall'elegante fontana, all'epoca definita come la più bella fontana in terra d'Otranto, zampilla l'acqua di uno dei primi e più importanti acquedotti comunali realizzati in terra d'Otranto, insieme a quello di Brindisi, Gallipoli e Taranto. La chiesa di Santa Maria del Rifugio, già Santa Maria della Misericordia, è annessa al monastero omonimo, un tempo sede delle monache cappuccine, sotto la regola di San Francesco. Fondata nel 1523, è una delle chiese più antiche e più interessanti di Castellaneta. Austera e semplice all'esterno, ricca all'interno, a navata unica, con quattro cappelle laterali, di grande equilibrio architettonico. Rilevante è la decorazione dell'altare maggiore di legno intarsiato con la statua dell'Immacolata nella nicchia centrale. Già sede dal 1542 della Congregazione Santa Maria della Misericordia, che tra le altre incombenze aveva l'obbligo di curare la gestione dell'unico ospedale alloggiato in una grande stanza vicino alla Porta Grande, poco distante, per assistere i poveri infermi. Interessante insediamento rupestre sull'omonima gravina, con cripta ed affreschi raffiguranti Santo Stefano e San Nicola, con annesse diverse grotte a testimoniare l'esistenza di un ampio villaggio, probabile romitaggio di monaci italo-greci, anche per la sua prossimità alla via Appia Antica. L'abitudine di vivere in grotta, comunque, è durata anche oltre il periodo bizantino, con vere e proprie organizzazioni economico-sociali e di difesa contro le frequenti incursioni, agevolata dalle caratteristiche geomorfologiche delle diverse gravine presenti nel territorio, con insediamenti di tipo urbano ed economia agricola pastorale. La chiesa di San Domenico, già Santissima Annunziata, affidata ai Domenicani dal 1412, i quali realizzano intorno ad essa un grande complesso conventuale e dopo varie trasformazioni ed ampliamenti viene completata nelle sue parti essenziali nel 1681. Tutto il complesso passa poi nel demanio pubblico nel 1808. Il convento assegnato al comune per la sua sede e la chiesa, prima chiusa al culto, poi riconsegnata alla diocesi nel 1935, attuale sede dell'omonima parrocchia. La chiesa di Santa Chiara, già dell'Immacolata Concezione, risale al 1633
con annesso conservatorio di donne, poi divenuto monastero delle monache clarisse, dopo un'ampia ristrutturazione con annessione di alcuni locali adiacenti. Recentemente chiesa e monastero sono acquisiti dal comune per usi civili e museali. La città di Castellaneta dà i natali a Rodolfo Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino. Nasce il 6 maggio del 1895 e muore a New York il 23 agosto del 1926. Emigrato in America, diventerà uno dei più grandi attori e divi cinematografici della sua epoca. Il territorio in cui è ubicata Castellaneta Marina ha un'origine geologica recente. Ha come limite orientale il fiume Lato. In passato, a circa 2 chilometri dalla costa, le acque salmastre del fiume si impantanavano, formando nella stagione estiva delle saline, che sin dal Medioevo costituivano un'importante fonte di reddito. La zona, naturalmente paludosa, fu bonificata negli anni 50 grazie ad una felice intuizione dell'allora sindaco di Castellaneta, Gabriele Semeraro. Successivamente partì la costruzione di ville, lidi e insediamenti turistici. Il lungomare, completamente rimodernato negli ultimi anni, è lungo circa 5 chilometri. Le spiagge sono circondate dalla macchia mediterranea che cresce spontaneamente sulle dune. La chiesa di Santa Maria dell'Aiuto, già Santa Maria del Caputo, antichissima, esistente già prima della cinta muraria, unica parrocchia prima di essere trasferita nell'odierna cattedrale. Deve la sua fama ad un'antichissima immagine miracolosa di Maria Vergine a cui i fedeli ricorrono in caso di sofferenza dei propri animali. La chiesa di San Giovanni al Muricello, già Santa Maria la Pesola, poi Santa Maria la Candelora. Attualmente è dedicata alla Natività di San Giovanni Battista, al centro del quartiere Muricello, fra gli agglomerati più antichi del paese, prossimo al Ciglio della Gravina. Appare per la prima volta nel catasto unciario nel 1750, sotto il nome di Santa Maria la Pesola. Il convento di San Francesco viene eretto nel 1471 a spese dei cittadini e dell'università, adiacente alla omonima chiesetta già esistente dal 1463 in un luogo ricco di pozzi inesauribili d'acqua. Il chiostro del convento è decorato con affreschi sulla vita e i miracoli di San Francesco, parzialmente conservati. La chiesa Cuore Immacolato di Maria, grande chiesa moderna con annesso complesso parrocchiale, sorge al centro del nuovo abitato dal 1964,
su progetto dell'architetto Pietro Catalano, con caratteristico alto campanile a pianta esagonale. La nuova chiesa dedicata ai Santi Francesco e Chiara è inserita nella zona di più recente edificazione, aperta al culto nel 2013. Splendido esempio delle nuove tendenze dell'architettura moderna, progettata dall'archistar Paolo Portoghesi, con la singolare forma di nave, priva di evidenti finestrature esterne, capta la luce dall'alto mediante un originale lucernario e da ampie aperture orizzontali magistralmente inserite fra le murature perimetrali. La chiesa dell'Assunta, già Santa Maria del Pesco, realizzata sulle pendici della Gravina sul finire del secolo XIII, nel tipico stile del romanico pugliese. Dopo varie manomissioni, è ritornata allo splendore originario romanico nel 1975. Circa 3 milioni di anni fa, la piattaforma Appula, costituita da strati di rocce calcaree precedentemente emersa dal mare, subiva un fenomeno di ingressione marina con depositi di sedimenti che dettero origine alla roccia calcarea, o tufo, che a sua volta fu sottoposta all'azione di agenti erosivi, in particolare acque meteoriche che tendevano a raggiungere il mare, originando così corsi d'acqua. L'azione di questi corsi d'acqua portò alla formazione di incisioni sempre più profonde, originando gravine. Le gravine, con le distese di macchia e le specie nobili della flora pugliese, gli insediamenti rupestri e la ricca fauna, rappresentano un pezzo importante e ricco del paesaggio del territorio. Oltre la marina, il territorio castellanetano è arricchito dalla rigogliosa zona collinare di Montecamplo, ad ovest del centro abitato, che per la sua natura selvaggia, ricca di boschi e circondata da profonde gravine, subito dopo l'Unità d'Italia diviene anche campo di battaglia tra l'esercito regolare e i briganti. Alcuni ritrovamenti fanno risalire la presenza umana dei luoghi al Paleolitico. Preziosa documentazione su questo antichissimo centro abitato, con annessa necropoli, è conservata presso il Museo Archeologico di Taranto. Si tratta di ricche testimonianze, simili a quelle dei centri Apuli di Egnazia e Monte Sannace, cui si sono dedicati vari studiosi italiani e stranieri, i quali hanno ipotizzato la presenza di un antichissimo centro abitato con tre cinte di mura concentriche. La riserva naturale biogenetica Stornara di Pino d'Aleppo, ad unanime pensiero di molti studiosi, è ritenuta di origine naturale. Ancora prima di diventare riserva, la pineta veniva intensamente sfruttata per l'estrazione della resina e per l'esercizio del pascolo. La fauna della riserva è ben rappresentata da volpi, ricci e alcuni individui di tasso. Recentemente sono stati avvistati anche esemplari di cinghiali.
particolarmente ricca è la presenza di retti.